Prima di tutto esprimiamo vicinanza e solidarietà con le popolazioni colpite, ma anche ringraziamenti per i soccorritori, i donatori di sangue che così celermente hanno operato per ridurre al minimo il disastro, diciamo. Questa però sicuramente non è da considerare un incidente. Ci sono negligenze che non devono essere ricercate nel personale, ma sono da ricercare soprattutto nella catena di comando, nella decisione a priori di poter far passare dei convogli ferroviari su linee non adeguatamente salvaguardate dalla possibilità del fattore umano, dell'incidente derivante dal fattore umano. Il personale appunto è vittima anch'esso di questa tragedia. Adesso però non è il tempo di far polemiche, quindi non voglio dilungarmi sulle quantità di soldi stanziati al nord piuttosto che al sud, all'alta velocità piuttosto che al TPL, o al colore delle vetture piuttosto che al condizionatore d'aria. Adesso è tempo di andare più nel concreto, andare a vedere quali sono le soluzioni possibili per evitare che questo risucceda. Diciamo che, ecco, noi abbiamo parlato, cioè ho sentito parlare di blocco telefonico. Io lo chiamerei più appropriatamente consenso telefonico, perché non è un blocco a tutti gli effetti. E quindi il consenso telefonico lascia possibilità di errore, di una fallace interpretazione delle comunicazioni, per cui può succedere. Per fortuna è successo solo poche volte in questo senso, poteva succedere molto di più. Però, come è stato anche detto giustamente, non è colpa del binario unico, perché nel binario unico si può tranquillamente intervenire con sistemi di sicurezza che appropriatamente evitano queste possibilità di incidentalità. Ecco, quello che manca è quello che è da condannare, la carenza dell'SCMT, di blocchi a correnti codificate, banalizzati, cioè qualsiasi tipo di struttura, infrastruttura tecnologica di segnalamento che permetta ai convogli di passare senza che ci siano interferenze tra di loro. Ecco, altro problema sono le linee in concessione, se vogliamo, perché attualmente, e poi andrò nello specifico, le linee in concessione derivano dagli uffici non nazionali dell'ANSF, quindi non dall'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria, ma dalla USTIF, quindi l'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi. Questo implica comunque una certa libertà anche per le regioni di scegliere lo standard qualitativo, diciamo, dell'infrastruttura, dei convogli, il materiale rotabile e quant'altro. Ecco, noi siamo per un'infrastruttura pubblica, ma per questo motivo, perché comunque uno Stato può garantire un livello di sicurezza che è sicuramente migliore. Le linee FS non hanno questo tipo di blocco di consenso telefonico, è stato eliminato parecchi anni fa. Quindi questo è uno dei motivi per cui noi siamo per l'infrastruttura pubblica. Poi sopra il gestore può essere privato eventualmente, ma con delle regole di ingaggio, è stato detto altre volte, ben specificate. Una sicurezza che deve essere prioritaria su qualsiasi cosa. Diciamo che ecco, noi piuttosto che andare a fare critica politica vorremmo fare una proposta operativa, anzi almeno quattro. Una l'ha già praticamente definita. Prima di tutto, appunto, ha parlato di 600 chilometri circa di linee con consenso telefonico. Noi vorremmo un censimento delle linee effettivamente in questo stato o in stati similari e quindi avere contezza di queste situazioni critiche. Seconda cosa, nella direttiva Recast e nel quarto pacchetto ferroviario si parla di interoperabilità. Ecco, però
L'interoperabilità è relegata al 2019. Noi chiediamo che da oggi pomeriggio venga introdotta l'interoperabilità affinché queste cose non succedano più e che gli standard di sicurezza passino in totale incarico all'NSF. Questo implicherebbe l'introduzione di blocchi a salvaguardia dei tracciati e arrivo alla terza proposta. Visto e considerato che i tempi comunque sarebbero troppo lunghi per l'installazione di blocchi normali a cavo con cavi di relazione, garitte e quant'altro, potrebbe essere una buona soluzione per anticipare i tempi ed evitare ulteriori incidenti di questo genere, l'introduzione dell'RTMS di livello 2. In Lombardia so che è in sperimentazione un RTMS di livello 2 sulle linee tradizionali, è il blocco radio, tanto per intenderci. Il blocco radio sarebbe di facile introduzione, molto più veloce e sicuramente minor costo di installazione. E sarebbe subito operativo, e questo è quello che chiediamo adesso. Se vogliamo veramente fare qualcosa per i cittadini e perché non succedano più incidenti di questo tipo, bisogna operare da subito, bisogna che quei soldi che voi chiamate la cura del ferro, e non voglio fare polemica, siano da subito spesi in salvaguardia, in sicurezza, perché questo deve essere fatto. Non si può parlare di nient'altro se non di sicurezza. Io arrivo da 20 anni di lavoro nel campo della segnalamento ferroviario e posso assicurarvi che il segnalamento ferroviario è italiano, è un fiore all'occhiello, è sempre stato un motivo di vanto per gli operatori ferroviari italiani. Non facciamo che diventi il nostro tallone d'Achille. Basta. Grazie.